100%, lo ripetiamo, 100%, e non è un pesce d'aprile anticipato. Amici sportivi, appassionati di pallacanestro, amanti della Serie 2 Old Wild West, la pallacanestro, la Serie 2, ma gli impianti al chiuso tornano al 100% della loro capienza e la Serie 2 torna ad aprire le porte completamente al suo pubblico affezionato e caloroso. Ne parliamo questa sera nella 25esima puntata di Ora Basket Live, il magazine che punta i riflettori sul campionato di Serie 2 Old Wild West, con Paolo Lepore, ben ritrovato, ospite in studio. Grazie dell'invito e buonasera a tutti. E un ben ritrovato anche a Marco Calvani, che da qualche settimana è sulla panchina della Lux Chieti. Ben trovato Marco. Buonasera a tutti, ciao Paolo, ciao Paolo Lepore. Eccoci, subito un commento a te Marco, siamo alla fine di due anni difficili, che effetto farà, che effetto al pubblico, al movimento e anche a te tornare con i palazzetti con la massima capienza disponibile? Ma direi finalmente, perché giocare le partite senza pubblico non è la stessa cosa, lo avvertiamo noi dello staff quando siamo in panchina, lo avvertono ancora di più i giocatori per tutto quello che può essere l'ambiente creato dai tifosi. Allo stesso tempo direi che c'è da dare un applauso ai club per aver sostenuto due campionati con grandi difficoltà. Sappiamo benissimo che purtroppo la pallacanestro non è che offra grandi risorse, ma c'è molta passione, c'è molto trasporto degli imprenditori che investono nella pallacanestro, e quindi ritornare anche ad avere un piccolo conto di quello che possa essere la presenza del pubblico sicuramente aiuterà tutto il movimento. Paolo, anche per chi non è protagonista in campo o in panchina come te, ma è diventato una parte integrante dello spettacolo, è importante tornare a vivere al 100%. Sì, direi che è fondamentale, come diceva anche Marco prima, è importante per la squadra di casa, è importante anche per la squadra in trasferta, perché quando giochi con atmosfera si creano quelle condizioni per cui aiuta il giocatore anche ad entrare nel ritmo della partita. Quindi è chiaro che il pubblico è una componente essenziale, non solo per quello che riguarda l'ambiente, ma anche perché proprio andando nel pratico le società stanno facendo tantissimi sacrifici, quindi credo che apprezzato quello che stanno facendo, però è anche arrivato il momento che finalmente il pubblico ritorni ad essere parte integrante dello spettacolo. Marco, pensi, come la penso io, che questa assenza di pubblico parziale degli ultimi anni abbia favorito le vittorie in trasferta come fattore ambientale e anche un arbitraggio più semplice, meno pressioni del pubblico anche rispetto ai direttori di gara? Ma senti, siamo umani, sia giocatori che lo staff, che ovviamente anche gli arbitri, quindi un ambiente dove c'è una presenza di un pubblico che può incidere su quello che è il sostegno ovviamente della sua squadra, è ovvio che per una minima parte anche gli arbitri possano sentire questo tipo di pressione. Indubbiamente, come hai detto te, credo anche che facendo riferimento, senza andare lontani, a Treviglio, avvezza di pubblico, il vostro pubblico è sempre presente in maniera corretta per sostenere la squadra, ci sia grande differenza tra giocare con o giocare senza. Allora, per le statistiche di questa 25esima puntata di Ora Basket Live, il primo assist è per coach Calvani, che ci introduce a quello che è stato il commento post-gara dei due allenatori di Treviglio e Pistoia, vale a dire Carrea e Brienza, che quasi hanno fatto più un'analisi sul clima del Palafacchetti che non tecnica. Turno finale della curva, cosa c'è? Quell'urlo cosa c'è dentro? Ah, c'è la volontà di condividere un bel momento con tutti quelli che ci sono stati vicino, e c'è il desiderio di dire a tutti che abbiamo bisogno della loro energia, abbiamo bisogno di compattezza, abbiamo bisogno di credere in questo progetto, in questa stagione, in questo gruppo di persone che dentro i limiti di ciascuno, miei compresi, stanno lavorando quotidianamente con l'unico obiettivo
portare la Blue Basket al più alto livello possibile. Prima cosa che mi viene da dire è che non conta tanto la partita, non è un discorso la partita, ma erano 2 anni che non si giocava in un palazzetto così bello. Siamo disabituati noi allenatori a urlare, perché di solito ci si sente facilmente, e i giocatori a ascoltare. Per cui faccio i complimenti a Treviglio per la bellissima atmosfera che c'era oggi al Palazzo, a Treviglio tifosi e anche ai nostri che sono venuti. Paolo Lepore, l'ha detto prima Marco Calvani, l'hanno detto i due allenatori che abbiamo sentito di Treviglio e Pistoia, questo quasi 100% si respirava già ed è una grande risorsa. Beh, sono due piazze, sia Treviglio che Pistoia, dove il pubblico è sempre stato comunque un fattore. Mi è capitato di giocare a Pistoia, mi è capitato di essere presente ovviamente a Treviglio, e quindi credo che la presenza del pubblico è ovviamente avvertita da tutti, e quindi, come dicevamo, si cominciano a percepire. Poi era anche una sfida sentita da ambo le parti, di due squadre che comunque stanno lottando per lo stesso obiettivo, per arrivare nella miglior posizione possibile, e quindi credo che tutto quello che abbiamo detto vale ancora di più parametrato a queste due squadre. Coach Marco Calvani, hai sofferto tanto senza panchina? Ma sai, per chi fa questo mestiere, per me ho segnato il 41esimo anno, il 31esimo anno di professionista. È ovvio che stare a casa, insomma, non è proprio la stessa cosa. Sei abituato ogni anno al periodo estivo in cui devi costituire la squadra e poi fare il precampionato e tutto quello che serve per iniziare poi la stagione, e quindi un programma d'allenamento, un programma stagionale prima ancora che il programma d'allenamento. Quindi è chiaro che non è facile rimanere a casa. Vorrà dire che avrai migliorato magari le tue doti di velista, questo me lo racconterai magari più avanti nella trasmissione. Invece andiamo a vedere con il consueto riepilogo i risultati della domenica scorsa nel girone verde. La Reale Mutua vince in casa contro Trapani 79-63, trascinata da De Vico 21 punti, e continua a rincorrere il quarto posto in attesa del big match di domenica contro Treviglio. Continua aumento negativo di Casale, che perde 87-66 con Capodorlando. I piemontesi sono la seconda sconfitta consecutiva. Nel big match di giornata, Treviglio schiera l'ultimo arrivato Corvette e batte la seconda della classe Pistoia 79-73, consolidando il quarto posto. La marcia di Udine non si ferma contro Urania, finisce 82-65, con i friulani che sono alla 12ª vittoria consecutiva, comprese le gare di Coppa Italia. Dopo 4 overtime, una gara combattutissima, la Beccheri deve arrendersi a Cantù, che vince 136-128. La coppia americana dei Brianzoli confeziona 72 punti. Biella batte in casa Orzi Nuovi 82-70, togliendosi dai play-out, mentre per i bresciani la retrocessione è ormai solo questione di tempo. Vittoria netta della Segeco Piacenza contro Mantova 81-66. I piacentini consolidano la 7ª posizione in vista delle ultime 2 gare di stagione. Paolo Lepore, 4 supplementari a Piacenza con Cantù che l'ha spuntata praticamente dopo un ulteriore tempo, altri 20 minuti. Non è record assoluto, però alla fine tutte le gare si erano concentrate, tutti gli addetti ai lavori si erano concentrati in questo lungo quasi post-gara, che in realtà era ancora effettivamente partita. Una partita clamorosa, una partita da record per tanti versi, una partita infinita. Credo che è chiaro che poi una delle due ha dovuto vincere, però onestamente i giocatori, mi è capitato di vederla ovviamente poi perché non l'ho vista in diretta, e sinceramente credo che
chiunque avesse vinto avrebbe meritato. Poi la spuntata Cantù, credo grazie al rush finale dei suoi due americani che hanno combinato per 72 punti, però alla fine credo che vada fatto un applauso anche a Piacenza, che ha venduto cara la pelle, e Cantù sta dimostrando sicuramente di poter essere una delle favorite, come si diceva, inserendo Brian, che piano piano si sta dimostrando sicuramente un americano di valore. Marco, tu invece immagino abbia seguito, se non addirittura dal campo, magari dallo schermo, Sansevero, che è la vostra prossima avversaria, con Verona, e i pugliesi sono riusciti a interrompere la striscia di Verona. Tra l'altro il precedente KO risale ancora alla sfida di andata tra la squadra di Ramagli con quella di Becchi. Ma guarda, io non sono sorpreso più di tanto, nel senso che Sansevero nell'arco della stagione è stata sempre abbastanza costante nelle sue performance, ha avuto un momento di non assetto tecnico quando si è trovata nell'impasse di dover togliere The Shield, è stata per un periodo senza lo straniero, poi hanno firmato Pepper. Direi che c'è l'operatore per chi insieme all'allenatore ha costituito il gruppo squadra, e poi indubbiamente grande merito a Beghi per quanto la squadra sta facendo. Ci sono molti giocatori della squadra di Sansevero che in questo campionato non avevano mai dimostrato di avere un impatto, e direi sotto la guida di Luca stanno dimostrando di essere giocatori che ci sono assolutamente per questo campionato. Per questa puntata numero 25 non abbiamo cominciato come al solito con il servizio, lo spazio LNP, perché abbiamo riservato a Stefano Valenti l'aggiornamento sui recuperi importantissimi della giornata di ieri. Sentiamolo. Ciao Paolo, allora, situazione due turni al termine, i recuperi di ieri hanno dato sostanzialmente risultati attesi, Eurobasket Roma incompleta e sconfitta in casa in maniera chiara dalla capolista Scafati nel girone rosso, e nel girone verde la vittoria di Cantù, che sta veramente giocando un tour de force fatto da 8 partite in 20 giorni, complice le 3 partite giocate in Coppa Italia, che supera 9 più Monferrato. Dicevo, rush finale e soprattutto il rush in cui si decidono le prime posizioni. Nel girone verde siamo ormai alla vigilia della partitissima, quella del recupero di giovedì 7 tra Udine e Cantù. È la partita che di fatto deciderà il primo posto. All'andata vittoria di Cantù di 3, Udine cercherà di confermare la sua superiorità testimoniata dalla stagione di campionato, dalla vittoria in Coppa Italia e anche magari da un successo che potrebbe avere una ricaduta psicologica forte sui valori in campo in vista dei playoff. Molto interessante quello che accadrà nel giro rosso, perché i duelli, gli scontri diretti sono uno dietro l'altro. Domenica Ravenna Scafati, con Ravenna che insegue ancora il secondo posto, e mercoledì il recupero tra Verona e Scafati. Anche Verona ha possibilità di inseguire il secondo posto grazie al 2-0 su Ravenna, e quindi ci attende veramente un finale di stagione che, anche se i verdetti non saranno definitivi poiché c'è la fase orologio che in teoria potrebbe anche ribaltare qualche valore, è presumibile pensare che le squadre che chiuderanno al comando il girone di ritorno possano difendere la posizione nell'orologio, considerando che da una parte giocheranno in trasferta sui campi dell'ultima e della penultima dell'altro girone e avranno il vantaggio del fattore campo ospitando la seconda e terza classificata, sempre del girone opposto a quello di militanza. Marco, questi recuperi ci fanno quasi tornare alla mente la stagione scorsa, quando sostanzialmente per tutto il periodo da gennaio fino ad aprile si è giocato con una cadenza di 2 volte alla settimana. I tuoi non sono bei ricordi, però è stato comunque importante e formante anche da questo punto di vista, soprattutto sulla gestione di allenamenti, giocatori e rapporto con lo staff. Insomma, Paolo, ti dico, pensare di
di dover ripercorrere una vicenda come quella che è stata lo scorso anno, con appunto un ginepraio di passamenti, di recuperi, un incastro di partite, un dover passare in una gestione settimanale purtroppo settimana ripetuta, è stata veramente una cosa complessa e difficile, credo non solamente per noi che andiamo in campo, ma ovviamente anche per i club, per il CIA, per la gestione degli arbitri, anche per la Lega stessa, per far combaciare e mettere insieme tutti quanti i recuperi, soprattutto in una situazione dove bisognava anche mantenere uno svolgimento del calendario che mantenesse quello che è la competitività, il rispetto della competitività tra le squadre. Allora, vediamo a questo punto quanto si è venuto a formare in classifica anche dopo i recuperi di ieri. Udine porta 9 la striscia vincente, tocca quota 40 punti, con Cantù che vincendo il recupero infila l'ottava e resta in scia con 38, entrambe hanno una gara in meno. Pistoia si ferma a 36, comunque con un buon margine su Treviglio, solitaria a 30. L'attuale secondo quartetto in prospettiva playoff è composto nell'ordine da Torino con 28, Casale Monferrato con 26, UCC Piacenza con 24 e Trapani con 22. Mantova insegue a 20, ma con una gara in meno, come Milano che è a 18. Biella e Pallacanestro Piacenza sono appaiate a 16, con Capodorlando a 14 e Orzinuovi a 2, queste ultime in attesa del recupero in terra bresciana di questa sera alle ore 20:30. Grazie al successo nel recupero, Scafati allunga quota 38 con una partita in più da disputare rispetto a Ravenna, salita a 34. Verona, dopo il secondo KO stagionale con Sansevero, resta a 33 con un turno in meno. Ferrara, risalita sino alla quarta posizione solitaria con 30 punti, precede la coppia Chiusi 100 a 28. Anche Forlì è in recupero ed ora è a 26 punti, con Sansevero che chiude le prime 8 posizioni con 24. Latina è in nona posizione con 22, mentre l'Eurobasket è a 20 in zona relativamente tranquilla, mentre sono coinvolte nella zona playout Chieti a 16, Nardò a 14 e Stella Azzurra a 12. Sempre più precaria e difficile la situazione di Fabriano, ultima con 6. Paolo, ormai siamo alle ultime due giornate, mancano pochi altri recuperi di stagione regolare, poi c'è questa fase a orologio, quindi cominciano ad arrivare i primi verdetti parziali. Cosa ne pensi di questa novità della fase a orologio? Ma è una novità comunque importante, non è abituale, ed è chiaro che queste partite saranno partite importanti per definire le posizioni che contano e non solo. Come hai sottolineato anche tu, il discorso degli americani, dei cambi di giocatori o magari degli inserimenti di giocatori dell'ultima ora potrebbe sparigliare le carte, già il fatto del ritorno di Johnson, dell'arrivo di Poz a Mantova, del Campani, che comunque è un italiano secondo me che sposta, che ho avuto la fortuna di avere a Cremone, quindi conosco bene, potrebbero veramente esserci dei cambiamenti, anche perché le posizioni sono molto vicine, e quindi sicuramente credo che sarà una fase che contribuirà poi a stabilire quelle che saranno le posizioni finali e che determineranno la griglia dei playoff. E Marco, quali sono le tue speranze? Quelle di finire al più presto e chiudere con la fase orologio e quindi aver evitato i playout, o hai voglia di agganciarti al treno playoff? Ma allora, credo, Paolo, che bisogna essere molto consapevoli di quello che è la situazione della squadra, di quello che sono le possibilità, guardando anche avanti, di, come dici te, di un possibile playoff. Io oggi vado gradi, la cosa più importante è quello che è di salvare il titolo e di mantenere la Lega 2 a Chieti, e poi finire ovviamente con senza il playout. Tutto quello che viene sarà qualcosa in più, ma la mia attenzione oggi è solo ed esclusivamente nel preservare il titolo per Chieti. Allora, cominciamo a vedere anche il quadro del prossimo turno con la disputa della penultima giornata.
La penultima di stagione regolare nel girone verde comincia sabato al Palalido con Milano Cantù che andrà in diretta su Mediasport. Domenica invece l'UCC Piacenza riceve Capo d'Orlando e Orzinuovi sogna di ripetere lo sgambetto alla più titolata Pistoia. Treviglio-Torino è la gara più importante nella rincorsa alla quarta posizione, mentre Mantova per entrare nelle otto deve cercare di superare Biella. La capolista Udine non deve perdere concentrazione a Trapani, mentre Casale Monferrato posticipa a lunedì il confronto con la Pallacanestro Piacenza. Nel girone rosso, sabato, Verona può riprendere la corsa ospitando Fabriano, così come Latina può sfruttare il fattore campo con la Stella Azzurra. La sfida di testa tra Ravenna e Scafati è la diretta di Mediasport di domenica alle 17, mentre nel derby Cento-Ferrara ci sono in palio due punti pesantissimi. L'Eurobasket cerca l'assalto a Chiusi, mentre Chieti cerca i primi punti con Calvani in partita, ospitando San Severo. Chiude il programma Nardò Forlì. Coach Calvani, non è sicuramente un impegno facile quello con questa San Severo lanciata dalla vittoria su Verona in piena corsa playoff e, come dicevi prima, capace di far valorizzare ogni giocatore in diversi momenti della partita. Sì, molto, molto bravi, una partita assolutamente non semplice, ma come tutte quante, poi quando arrivi a questa fase della stagione tutti gli incontri sono estremamente interessanti perché daranno un risvolto ulteriore alla classifica e quindi a due giornate dalla fine veramente ancora è tutto quanto da decidere tranne rarissime eccezioni per tutte le posizioni. Il confronto nostro con San Severo sarà un confronto assolutamente importante, mettere dentro i due punti per questo ulteriore appuntamento che abbiamo in casa davanti ai nostri tifosi e soprattutto farci prendere fiducia dal lavoro che stiamo facendo. Quello che io mi aspetto ovviamente è quello di avere la squadra al completo per quelli che sono gli effettivi che ho a disposizione. Allora, Paolo Lepore, invece abbiamo visto doppio appuntamento con le dirette di Mediasport, sia sabato una Milano-Cantù che è Milano-Urania, però è sempre una Milano-Cantù al Palalido, che è un po' un tempio della pallacanestro italiana, e invece poi domenica al Pala de André, una altrettanto importante Ravenna-Scafati. Sì, come diceva giustamente prima Marco, non esistono partite facili, le ultime due giornate più la fase d'orologio, quindi sono tutte partite che vanno giocate. Cantù ha praticamente giocato 8 partite in 20 giorni, quindi andare a giocare a Milano con l'Urania che deve fare punti anche lei, credo che sarà una partita interessante da vedere per tanti e Ravenna-Scafati invece sono molto curioso, anche perché Ravenna ha dimostrato vincendo a Chiusi di essere una squadra, nonostante la perdita di Auxilia, solidissima, che ormai lotta per arrivare al secondo posto e non solo, e dall'altra parte anche la stessa Scafati. Sono due squadre, un big match, credo che ci si divertirà a vederlo. In questo momento, guardando al girone rosso, Marco, ci sono tre squadre, io individuo tre squadre che hanno fatto un campionato di rincorsa. Verona, che è partita con l'handicap, Ferrara, che anche lei all'inizio ha stentato, e la stessa Forlì, che tra l'altro aveva dei recuperi e poi puntualmente, dal mio punto di vista, è arrivata nelle prime otto. È una situazione un po' particolare, in continua evoluzione, nonostante ormai siamo al finire della stagione regolare. Sì, direi tre situazioni abbastanza diverse l'una dall'altra, come te giustamente hai ricordato. Verona è partita con l'handicap, quindi questo anche a livello mentale, tu vinci e ti ritrovi sempre nel fondo della classifica, anzi sei magari ancora a meno uno, se non a un punto, quando quelle che ti stanno davanti ne hanno presi magari già quattro, quindi in questo bravissimi, perché comunque hanno dimostrato solidità mentale. È una squadra ovviamente quadrata, molto, molto forte, allenata da un super esperto allenatore come Alessandro Ramagli. E per quanto riguarda Ferrara e Forlì, due percorsi simili, nel senso che, simili ma diversi, potenzialità a mio avviso
molto importanti da parte di Ferrara, una squadra che ha veramente un roster da primissime posizioni, ha stentato come hai ricordato te, però oggi è in una posizione di classifica di assoluto prestigio che le compete assolutamente per quello che è il suo valore. Per quanto riguarda Forlì, ha vissuto un peripezie all'interno del team, con la sostituzione addirittura di tutti e due gli stranieri, quindi capisci quante difficoltà possa aver avuto questa squadra nel cercare di trovare con due giocatori stranieri nuovi, con diversi giocatori italiani anche nuovi da inserire, sostituire entrambi gli stranieri e ricominciare per trovare un assetto, che sia veramente una bella impresa. Siamo in chiusura, un'ultima battuta a un allenatore che credo abbia vinto solo, tra virgolette, due campionati. Adesso mi vengono in mente Montecatini e Pesaro. Dimentico qualcosa, Marco? Sì, magari anche una Coppa Italia, una finale Coppa Italia persa e poi E una diciamo finale che, scudetto? beh sì, quella diciamo che è un po' un rammarico, nel senso che è stata una stagione travolgente, sappiamo tutti com'è finita, poi con il revocato lo scudetto e non assegnato, giustamente non assegnato perché le competitor che avevano giocato contro la Menzana, alla quale è stato tolto il titolo, potevano recriminare per dire in finale ci saremmo andati noi, quindi era più che corretto non assegnato, però ovviamente dopo una stagione abbastanza trionfale come abbiamo fatto per quella, non essendo una di quelle che avrebbe dovuto essere lì e di dover assolutamente arrivare al competere per il titolo, direi che è stato un motivo di grande soddisfazione. Fred Giunta con la squadra della tua città, credo che rimanga comunque una soddisfazione, anche se un rammarico. Allora, a te, forte di questo curriculum, chiedo due nomi delle squadre che saliranno in Serie A. No, 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 queste sono le domande che devi fare a Dan Peterson, io non sono a quell'altezza, assolutamente no. Allora, Sono giro. tante, son diverse. Paolo magari che è molto più attento e segue con più attenzione il campionato dall'inizio della stagione può sicuramente aiutare. Allora, io invece a lui, siccome lui probabilmente si aspettava questa domanda, dico, per Orzinuovi e Fabriano non c'è più speranza? Domanda di riserva, no. Onestamente credo proprio di no, anche perché è una situazione abbastanza. Fabriano ha provato a lottare, devo dire anche Orzinuovi ha provato a fare qualcosa, però credo che ormai per loro il destino sia abbastanza segnato, ecco, voglio essere buono. Ecco, ricordo che tra poco inizierà proprio un recupero tra Orzinuovi e Capodorlando, proprio in quel di Orzinuovi, e poi domenica ci lanceremo, anzi sabato e domenica ci lanceremo nella penultima giornata di stagione regolare. Siamo in chiusura definitiva di questa 25esima puntata di Ora Basket Live. Un grazie particolare e un saluto, un in bocca al lupo a Marco Calvani. Viva il lupo, un saluto a te Paolo e un saluto a Paolo Lepore. Grazie Marco, grazie anche a te Paolo, hai un appuntamento a una prossima occasione. Grazie, grazie per l'invito e saluto e faccio un grandissimo in bocca al lupo a Coach Calvani. Grazie anche a tutti voi, un ringraziamento anche a Stefano Valenti che ci ha aggiornato sui recuperi di ieri. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana, sempre con Ora Basket Live. Continuate a seguire la nostra passione.